A Busto Arsizio ritorna al Festival Fotografico Europeo, evento realizzato dall'AFI, Archivio Fotografico Italiano, in collaborazione con numerosi enti, organizzazioni e aziende. Oltre 40 le esposizioni in programma, suddivise in reportage, ritratto e sperimentazione artistica. Presenti numerosi artisti internazionali come Elena Cernisciova, vincitrice del World Press Photo 2013, con il progetto fotografico Days of Night, Night of Day. Riguardante la vita dei cittadini di Norilsk, la città russa più popolosa vicino al circolo polare artico, costruita dai prigionieri dei Gulag durante la dittatura stalinista. Sempre fra gli artisti internazionali troviamo Jacob Balzani con il lavoro Ucraina, il diritto di essere ascoltati, un reportage sulla rivolta del popolo ucraino che ha portato alla caduta del governo di Viktor Yanukovych. Fra gli italiani in mostra troviamo Valerio Bispuri con il reportage Encerrados. L'autore affronta il tema delle condizioni di vita all'interno delle carceri sudamericane. Ma il festival è soprattutto una vetrina per nuovi autori, come Marco Ferrando, che con la prima luce del mattino racconta il cataclisma naturale dell'alluvione, che colpì le Cinque Terre nel 2011. All'interno della manifestazione sono numerosi dibattiti, gli incontri e i workshop, come quello sui nudi d'arte con Bruno Redars. Infine, uno dei momenti più importanti rimane il premio portfolio, dove centinaia di autori propongono le loro opere a vari esperti.